rialzo di BTC va assolutamente oltre quelle che erano le aspettative soltanto di qualche settimana fa. Si sono alzati una serie di polveroni relativamente a quelle che potrebbero essere le motivazioni che hanno spinto il re delle criptovalute a fare questo grande balzo e a portarsi anche dietro quelle che sono le altcoin. Infatti, negli ultimi giorni abbiamo anche visto un notevole incremento dei prezzi di altre criptovalute, non solo Bitcoin, e questo è estremamente positivo per l'intero mercato. In moltissimi hanno parlato di bolla, di FOMO, di bull run, molto simili a quelle del 2017, ma alcuni dati sono fortemente contrastanti con questa teoria. Non sembra il 2017, sì, lo so, siamo nel 2020, ma a parte questo ci sono anche altri dati che bisogna analizzare per capire queste macro differenze. Ebbene, oggi andremo ad analizzare una serie di grafici nuovi, completamente diversi, e a fare un po' una caccia al tesoro per scoprire perché Bitcoin è salito così tanto. Siamo in bull run, è una cosa che si esaurirà a brevissimo oppure no? Andiamola a scoprire in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video completamente diverso dal solito. Chi sta guidando il rialzo dei mercati? Sottolineiamo subito che questo rialzo non è assolutamente simile a quello che abbiamo visto nel 2017. Nel 2017 il rialzo era fortemente sostenuto dall'incremento dei Bitcoin presenti sugli exchange, sui maggiori exchange. In questo nuovo rialzo invece i Bitcoin sembrano completamente fuoriuscire da quelli che sono i maggiori exchange. Questa cosa è estremamente rara. Io stesso ero al corrente di questo avvenimento perché in Academy Premium abbiamo un indicatore che analizza completamente le whales, le balene dei Bitcoin, quelli che hanno i portafogli più ricchi. E su questo indicatore si vedeva in maniera molto netta che nell'ultimo mese c'è stata una grossa fuoriuscita di Bitcoin dalle balene. Mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio e sono andato a spulciare una serie di dati e sono 3 giorni, ragazzi, che analizzo dati su dati e leggo report per capire il filo conduttore di questa situazione. Ebbene, oggi vi svelo queste mie ricerche e andremo insieme a scoprire un po' quelli che sono i dati, magari andare a fare un po' di opinione e scendere un po' al di sotto della superficie. Per questo video però vi chiedo un super mi piace, ragazzi, perché veramente è stato molto molto difficile tirare le somme a tutti questi dati. Quindi, ragazzi, un mi piace è dovuto, ma poi vorrei sapere anche cosa ne pensate voi su tutta questa serie di dati che vedremo oggi, perché alla fine dovremmo comunque tirar giù una serie di opinioni. Allora, intanto andiamo subito a guardare quelle che sono stati i comportamenti degli exchange, quindi i Bitcoin, ragazzi, presenti sugli exchange. In questo grafico, ragazzi, vediamo quella che è la percentuale dei Bitcoin posseduti dai maggiori exchange. È abbastanza visibile come la linea viola rappresenti la fuoriuscita dei Bitcoin posseduti dagli exchange, mentre i Bitcoin, vedete, vanno giù, quindi fuoriescono dai maggiori exchange. Dall'altra parte abbiamo invece un incremento del prezzo del Bitcoin, ragazzi, fino addirittura a questa situazione che è assolutamente incredibile, quindi una totale divergenza e decorrelazione tra quelli che sono i Bitcoin posseduti dagli exchange e quello che invece è stato il prezzo della criptovaluta. Vi faccio subito vedere invece la situazione come era nel 2017, proprio per capire la completa differenza. Ragazzi, nel 2017, mentre il prezzo di Bitcoin stava salendo verso i suoi massimi storici nella bolla, gli exchange incrementavano costantemente il numero dei Bitcoin posseduti. Questa fase di rialzo è stata molto probabilmente guidata, ragazzi, non mi veniva il termine, dagli exchange, mentre in questa fase il rialzo è assolutamente impossibile da imputare ad acquisti di massa
da parte dei maggiori exchange. La stessa informazione, ragazzi, l'avevo ottenuta dagli indicatori che usiamo nella Academy Premium. Academy Premium, come sempre, trovate il link in descrizione se volete nuove informazioni sulle follie che facciamo con questo super gruppo. Ragazzi, questo indicatore indicava una fase di fuoriuscita importante mentre il prezzo saliva. La stessa cosa la si può ottenere in questa matrice. C'era stata e c'è ancora, ragazzi, nel mese di novembre una fuoriuscita di tantissimi Bitcoin degli exchange. Ma allora cosa sta succedendo? Chi è che ha guidato questa fase rialzista sul mercato delle criptovalute? E se fossero i retail, avremmo un grandissimo rischio all'interno di questo mercato, perché se sono stati i retail a guidare questo pumping del prezzo di Bitcoin, a quel punto, ragazzi, questo rialzo si sgonfierà tranquillamente in maniera estremamente veloce. Ci sono due indizi che ci fanno capire che i retail probabilmente non c'entrano assolutamente nulla. Il primo indizio è quello di Google Trends, che va molto di moda in questo momento: andare a guardare le ricerche di Bitcoin su Google. La super FOMO, per esempio, del 2017 in termini di ricerca non è assolutamente visibile in questo momento. In questa fase, le ricerche su Google erano veramente in una fase di bolla speculativa. Adesso siamo qui. La bolla in termini di retail, in termini di ricerca, in termini di FOMO, non esiste assolutamente per quanto riguarda il termine di Bitcoin. Siamo un po' sotto anche i massimi, quelli che avevamo avuto lo scorso anno. Se i retail avessero spinto il rialzo dei mercati delle criptovalute, lo avremmo visto, perché i retail acquistano tramite gli exchange. Perciò non è possibile che questo rialzo sia driven, quindi guidato da parte dei retail. Questa è una notizia positiva, perché da un certo punto di vista significa che questo rialzo ha le spalle forti, non è come quello che avevamo visto nel 2017, quindi un po' con l'orologio che girava, ma potrebbe durare un po' di tempo in più ed avere anche delle basi solide. Se non sono stati i retail, ragazzi, l'altro punto fondamentale è uno: sono stati gli istituzionali. Ma come facciamo a capire se effettivamente è vero che sono stati gli istituzionali? Ci servono dei dati, perché qui stiamo facendo la nostra caccia al tesoro. Allora, una delle notizie più importanti che abbiamo avuto sul mondo cripto in generale negli ultimi mesi è stata quella dell'adoption da parte di PayPal. PayPal, che è un players del settore dei pagamenti gigantesco, ragazzi, il top, the first, the one, ok, di questo settore, indica che userà le criptovalute e l'aprirà questo mondo con la loro tecnologia a quelli che sono tutti i loro clienti. Questa notizia è un po' passata, sì, sicuramente tra i titoloni dei giornali, però anche in maniera leggermente in disparte rispetto a quella che era un concetto che, per esempio, tantissimi mesi fa andava di moda, e la famosa adoption degli istituzionali. Allora, ragazzi, questa situazione sembra proprio il famosissimo aneddoto del lupo al lupo. Quando si gridava lupo al lupo, tutti erano lì pronti a guardare ogni news e a dire gli istituzionali stanno entrando, poi non succedeva assolutamente niente. Quando è arrivato effettivamente un player che ha messo sul timbro accesso da milioni di utenti in un mercato totalmente nuovo, allora non dico che sia passato inosservato, perché non è così, però certamente non c'è stato quell'hype della arrivano gli istituzionali, arrivano gli istituzionali. È l'aneddoto di al lupo al lupo. Allora, questo timbro dato dai PayPal ha giustificato l'ingresso degli istituzionali nel mercato. Allora, vi faccio vedere alcune news molto importanti dove si evidenzia una cosa fondamentale. Una ricerca di uno dei fondi che investe solo esclusivamente nella criptovaluta ci porta questa tabella. Questi sono gli incrementi dei volumi dovuti proprio a PayPal, perché sono su Hitbit, che è la struttura di Paxos che viene utilizzata appunto da PayPal per fare questi accessi. Ragazzi, allora, su Hitbit il trading volume dei Bitcoin, guardate cosa ha fatto.
appena è arrivata la notizia di PayPal. Perciò abbiamo proprio un'impennata dei volumi, quindi è evidente, ragazzi, che ci sono degli acquisti da parte di PayPal perché si deve riempire di riserve. Ma a parte questo, c'è una sorta di positività che è anche dovuta a questa notizia, ragazzi, perché tantissimi istituzionali sono poi entrati in maniera radicale su questo mondo. Dove troviamo questa informazione? Questa informazione, ragazzi, la troviamo dai mercati OTC, soprattutto quelli di Coinbase. Non ho trovato purtroppo un grafico da farvi vedere, ragazzi, però ci sono tutte le notizie di qualche giorno fa, uno o due giorni fa, dove Coinbase dichiara che gli asset under custody OTC di Coinbase sono letteralmente esplosi, ragazzi. Da aprile si è passato dai 6 billion ai 20 billion under custody, flussi di capitali che sono istituzionali, non sono dovuti ai retail. Allora, ragazzi, questi flussi istituzionali non li troviamo negli exchange, è per questo che vediamo che gli exchange hanno una asset under custody in diminuzione. Non li troviamo perché? Perché gli istituzionali comprano in maniera diretta, cioè sugli OTC, perché altrimenti, ragazzi, farebbero oscillare i prezzi in maniera abnorme con i loro massicci acquisti, quindi utilizzano i mercati OTC over the counter. Ma questa cosa, ragazzi, non cambia le logiche poi di prezzo e di mercato, cioè in pratica non possono andare sugli exchange perché gli exchange sono troppo piccoli per gli istituzionali, ma comunque il prezzo ne risente, perché inevitabilmente il prezzo è sempre una conseguenza dell'equilibrio tra domanda ed offerta. C'è stato un incremento del 230% in 7 mesi dei flussi in entrata da parte degli istituzionali. Abbiamo quindi due motivi importantissimi che hanno guidato questo rialzo del mercato delle cripto e di Bitcoin. Uno, l'avvento di PayPal, che ha messo il timbro di solidità ad un settore, e l'altro sono gli acquisti istituzionali che sono collegati al discorso PayPal. Ragazzi, saranno altri istituzionali che stanno entrando nel mercato perché si dovranno adeguare, ragazzi, tutti i competitors di PayPal dovranno adeguarsi, dovranno entrare anche loro sul mercato delle cripto. È impossibile che non lo facciano, ragazzi, altrimenti rischierebbero di restare fuori da una grande corsa a loro. Questi sono i due motivi che hanno spinto il mercato delle criptovalute a questo grande rialzo in questi mesi, completamente differenti, ragazzi, da quelli che abbiamo visto nel 2017. Ecco perché questa fase non ha assolutamente legami con quello che era stata la bolla del 2017, ce l'ha indicato anche il famoso grafico di Google Trends. A questo punto però dovremmo anche chiederci quando finirà questa fase rialzista, perché poi un po' interessa a noi retail, interessa quello. Ragazzi, si finirà quando questi massicci acquisti probabilmente smetteranno, quindi lì avremo una fase di riposo da parte di Bitcoin e dei mercati delle cripto. Però una domanda io ve la pongo: quando si apre un nuovo mercato, quando arriva una nuova area geografica a partecipare al gioco e il gioco ha i soldi contati, non sono stampabili come fa la Federal Reserve, l'unica cosa che si può fare è assistere ad un incremento del prezzo. Oggi siamo in una nuova bull run? Questa è la domanda che vi faccio. Vi dico la mia: per me non siamo in una nuova bull run. La bull run deve ancora arrivare. Oggi siamo solo, tra virgolette, all'inizio di una nuova era. Ciao a tutti.